questo secondo movimento. Parla dei suoi pezzi per chitarra e quindi riflessione finale, questo è importante.
adesso ve l'ho già raccontato. Io non ho mai cercato di spingere a far suonare la mia musica, e questo mi fa pensare molto. Però evidentemente era molto arrabbiato di questo fatto, perché era molto, come dire, in conflitto con se stesso, perché dai racconti che escono fuori dai colleghi del conservatorio, era un po' burbero, diciamo così, per trovare un eufemismo dolce. Ma non avrei mai pensato che un bidone di monnezza di Labbia fosse il massimo sponsor per le mie idee. Credo che getterò i miei prossimi lavori in una chiavica. Sicuramente qualcuno noterà e proverà. A quanto ho capito, lui è stato buttato fuori di casa. A seguito forse di una separazione. Sì, risulta anche a me che si fosse separato e fosse stato lasciato da casa. Però credo che la vicenda della perdita dell'appartamento sia dovuta proprio a un'impossibilità anche economica. Va bene. Grazie.